Buonasera Gianni. Buonasera a lei. Grazie. Stasera ci vediamo questo disegno di Madonna. Perché Madonna? Ma perché Madonna è un'artista popolare universale oggi. Madonna è un'icona come era Marilyn Monroe per Andy Warhol. Io ho sempre adorato Madonna come ho adorato Michael Jackson, per cui questo è un tributo, è appunto una collezione completamente dedicata a lei. Spero che lei qualche volta lo veda, non so se lei lo sa, spero che qualche volta ecco, Madonna veda questi quadri e perché no magari ne prende uno per la sua collezione. Ma lei fa anche le vestite per nozze, si dice così? Sì, io faccio un po' tutto, faccio ceramica, faccio pittura, faccio scultura e diciamo che vivo con un atelier dove realizzo abiti da sposa e ho 20 sarte che lavorano con me e realizzo i sogni di tante ragazze che vanno, convolano a matrimonio. E quindi sono diventato famoso per il velo da sposa più lungo del mondo. Mandai sull'altare una sposa con un velo di 326,70 m. Poi ho fatto l'abito più largo del mondo, era 13 metri di diametro, e poi nel 97 mandai sull'altare una sposa con un abito di 7.000 diamanti. Non è vero. Sì, pensi che anche la Oprah in America mandò a chiamarmi perché voleva in trasmissione questo prezioso abito con me. Ma non è pesante anche? No, non era pesante, no, i diamanti sono sempre leggeri. È vero, ma fantastico, grazie tanto. E mi sono divertito molto, poi ecco, ho iniziato l'alta moda e sino a che mi sono un po' stancato dei soliti spacchi, delle scollature e volevo trovare una, come dire, volevo una mia identità, per cui iniziai a realizzare degli abiti di scultura, anche perché io vengo dalla pittura. Sì. E quindi ho sviluppato attraverso una sperimentazione degli abiti che non coprivano più un corpo, non vestivano più un corpo, ma utilizzavano un corpo come un oggetto per poter prendere vita, quindi ho invertito completamente il concetto, quindi la donna era l'oggetto per esporre, per dar vita all'abito, un po' tutto il contrario. E questa sperimentazione è continuata ad andare avanti, per cui i miei quadri vengono dalla moda, sono completamente cuciti in sartoria, dipinti a mano da me, ricamati sempre nei miei ricamifici, e quindi ecco, poi diventano delle tele da esporre appunto sulle pareti, come i miei abiti di scultura diventano dei bronzi dipinti, oppure che le devo dire, realizzo ceramiche, realizzo case, ogni cosa cerco comunque di dare un tocco di creatività, di abbellirla, di farla diventare mia. Io vorrei, come ho già detto, vorrei ogni cosa creare, cioè vorrei addirittura disegnare le buste per la pasta, vorrei disegnare le strade, vorrei disegnare le luci, vorrei mettere le mani dappertutto. Ma per creare tutto questo lei fa dove? A Napoli? Io ho un atelier a Napoli, esatto, con tanti collaboratori e realizzo appunto a Napoli questi miei lavori. E si dipende la moda per lei, perché lei fa le quadre. Come arriva un giorno per fare le quadre o le donne vestite? Ma guardi, io credo che un artista debba ritornare a quello che era il Rinascimento italiano. Okay. Quando l'artista era il creativo a 360 gradi, prendi Leonardo, prendi Michelangelo disegnava la cupola di San Pietro, realizzava sculture, realizzava dipinti, affreschi. È vostra ispirazione Michelangelo? Non è una mia ispirazione, Michelangelo è, come dire, un mio studio. Michelangelo è un artista che ho studiato, che amo e che ammiro. Io cerco di guardare il passato per realizzare il mio futuro, cerco di trarre ispirazione dappertutto, dai grandi artisti ai nuovi, a tutto ciò che praticamente è la società, è la pubblicità, è il cinema. Io vorrei, ecco, appunto creare questa nuova corrente che in un certo senso già esiste, la fashion art. La fashion art è in ognuno di noi, è dentro di noi, è nella pubblicità, nella televisione, nell'abbigliamento, anche in una sedia c'è la fashion art, per cui come la pop art
è stato un movimento molto importante per il Novecento, io credo che il 2000 è caratterizzato dalla fashion art. Purtroppo va teorizzata, nessuno ancora è riuscito, come dire, a dare vita a una corrente vera e propria. Io mi sto sforzando con tante persone, ma fondamentalmente sono da solo in questa nuova corrente a spingerla, e di questa corrente fanno parte tantissimi personaggi. Prendi Capucci è un grandissimo artista, infatti Capucci, nel vedere i miei lavori, appunto, disse: complimenti, finalmente qualcosa di nuovo nel panorama internazionale della moda. Non lo so, vorrei che il mondo scoprisse la fashion art come una nuova corrente e si iniziasse a parlare a 360 gradi anche della fashion art. E dopo Monaco lei va dove? Ma dopo Monaco una performance di abiti d'arte a Palazzo Farnese a Roma, nell'ambasciata di Francia, e per la prima volta al mondo l'ambasciatore di Francia apre le porte appunto della Galleria dei Carracci, che è il tempio sacro del barocco internazionale. I Carracci sono la massima espressione, la massima bellezza degli affreschi. Loro per me sono, ecco, se non paragonabile a Michelangelo, per certi versi io adoro i loro dipinti e li trovo ancora di una qualità superiore a quelli di Michelangelo. Il Carracci è l'assoluto, la bellezza assoluta, e per la prima volta le mie opere sfilano sotto questi affreschi pazzeschi a Palazzo Farnese, alla presenza di tanti ambasciatori, per poi ho una mostra da fare, una seconda mostra da fare in Cina, una mostra da fare a New York. Il vero problema della nostra vita è il tempo. È sempre così. Gianni Mollaro, grazie tanto. Grazie a voi e vi aspetto magari alla prossima mostra. Veramente. E viva la fashion art. Assolutamente, grazie. Grazie.